Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 11 aprile 2022. Nuovo presidio della rete diplomatico-consolare italiana in Ucraina, istituito un consolato onorario a Leopoli. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto con cui si concretizza la nascita della rappresentanza nella città in cui al momento sede in via temporanea anche l'ambasciata d'Italia, trasferitasi da Kiev. Con ulteriore decreto è stato nominato console onorario Gianluca Sardelli. Comprendere il mondo dell'immigrazione italiana nel Regno Unito. Con questo obiettivo l'Università di Nottingham e l'Associazione Trentini nel Mondo hanno realizzato un questionario online compilabile fino al 30 aprile. Il sondaggio si rivolge a italiane e italiani giunti in Gran Bretagna all'interno di un gruppo familiare. La finalità è capire le loro esperienze e le problematiche riscontrate durante il viaggio, oltre alle modalità di integrazione nel nuovo paese. L'iniziativa rientra in un più ampio progetto che mira a identificare le difficoltà inerenti all'immigrazione familiare e documentare le esperienze migratorie delle famiglie europee in tempi di Brexit. Ulteriori dettagli e link al questionario sono disponibili sul sito www.nottingham.ac.uk. Assistenza nella compilazione delle pratiche, sostegno all'utilizzo dei servizi consolari e orientamento sul sistema burocratico tedesco. Questi servizi offerti ai cittadini italiani nei due sportelli attivati a Lorach e Waldustingen dal Comites di Friburgo. Lo sportello di Lorach è aperto il lunedì dalle 13 alle 17 e il martedì dalle 15 alle 19 nella sede al Civico 61 di Schwarzwaldenstrasse. Per essere ricevuti occorre prenotarsi scrivendo a sportello.loerach@outlook.de o telefonando al numero 0151 543 82361 anche via WhatsApp. Lo sportello di Waldustingen è operativo il giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12. La sede è alla Kornhaus Birnstrasse 12. In questo caso i contatti per la prenotazione degli appuntamenti sono l'indirizzo email sportello.waldstug@outlook.de o il numero di telefono 0160 344 8495. A partire dal prossimo 26 aprile sarà possibile richiedere la carta d'identità elettronica anche il martedì. I nuovi slot possono già essere prenotati. Lo comunica ai connazionali in Irlanda l'ambasciata d'Italia a Dublino. La stessa ambasciata spiega inoltre che dal 22 aprile saranno aggiunti, a quelli già previsti ogni venerdì, degli slot dedicati alle autentiche di firma per le procedure e gli atti notarili. I nuovi slot, precisa la sede diplomatica, non potranno essere utilizzati per prenotare appuntamenti per procure, ma consentiranno di distribuire in modo più efficace le richieste e di ridurre i tempi di attesa anche per le procure e le attività notarili più complesse. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.ambdublino.esteri.it. È davvero tutto per questa edizione di Italia che ama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.